Buon pomeriggio, il titolo di questa conversazione è La sanità di domani, proprio per eh, avvertire che non intendo trattare la sanità del futuro, quindi eh, quella che dovrà rappresentare una nuova impostazione del nostro servizio sanitario nazionale. Ma intendo soffermarmi più che altro sugli interventi più immediati, quelli di domani pr praticamente, quelli che ci serviranno per affrontare questa situazione che eh, nelle previsioni eh, dovrebbe ancora eh, proseguire almeno fino alla fine dell'anno ma speriamo anche di uscirne prima. Non posso che condividere quelle che sono state le eh, anticipazioni di Gianfranco Pasquino nel suo intervento, quando eh, ci ha detto che eh, lui ha riscontrato in tutti i programmi, sia in, nei media, in televisione, una notevole... In preparazione nell'affrontare questi, soprattutto interventi da persone che non conoscono la materia e che si improvvisano. E questo eh, l'ho notato che è venuto soprattutto anche rispetto al diritto sanitario. E, e mi si è consentito premettere che il diritto sanitario fino a pochi anni fa era una parte, una parte anche del, non delle più importanti del diritto amministrativo. Poi diritto sanitario è rapidamente assurdo agli onori della cronaca, eh, tanto che oggi eh, quasi tutti se ne occupano, chi più che meno. Con una eh, preparazione attenta su quelle problematiche, quelle problematiche che noi abbiamo eh, forzatamente dovuto affrontare in questi mesi e che eh, dovremo però imparare eh, a eh, conoscere meglio proprio per eh, normalizzare direi, i nostri comportamenti. E quindi eh, poter affrontare eh, non solo i mesi ma gli anni futuri in una situazione più tranquilla e più serena di quella nella quale siamo venuti a trovarci. Ecco, per eh, affrontare questa tematica, quindi che non comporta poi delle eh, grosse problematicità, però per affrontarla al meglio è indispensabile partire da una premessa, premessa che eh, noi l'anno scorso, il 2019, abbiamo costantemente eh, ricordato in tanti convegni, eh, conferenze e quant'altro. L'anno scorso noi abbiamo ricordato... 40 anni dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Servizio Sanitario Nazionale istituito con la legge numero 833 del 1978, la legge del dicembre del 78, che quindi poi entrata in vigore nel 79, una legge che se ne può dire di tutto però è, una, è stata una buona legge una legge che eh, con delle modifiche opportune soprattutto mi riferisco alla più importante delle innovazioni quella introdotta dal decreto legislativo 502 nel 1992 è la legge che ancora oggi disciplina il servizio sanitario nazionale e rispetto a questo testo della 833 del 78, così come rivisto nel 92, e successivamente dagli ulteriori due interventi: quello della Bindi, della riforma del ministro Bindi, nel il decreto 229 del 99, e da ultimo, perché è stato l'ultimo intervento legislativo eh, di una certa razionalizzazione e complessità da Balduzzi con il suo decreto del 2012. Ecco, dicevo, questo servizio sanitario nazionale è quello che ancora oggi noi abbiamo in vigore, è quello che eh, disciplina sostanzialmente la materia, pur se in questa ultima fase chiaramente ha subito delle eh, urgenti trasformazioni che però non ne hanno alterato il contenuto. Quindi eh, il servizio resta sempre quello, però dovrà essere eh, diciamo, eh, implementato in alcune parti, migliorato in alcune parti, perché eh, ci siamo trovati di fronte a esigenze nuove delle quali... Non eh, potevamo immaginare la, soprattutto la drammaticità. Ecco, dicevo, eh, abbiamo eh, ricordato questo Servizio Sanitario Nazionale e lo abbiamo ricordato dicendo che cosa? Che in fondo la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale è stata una buona legge, una buona legge perché non c'è dubbio che in questi 40 anni sia migliorato il sistema di assistenza sanitaria del nostro Paese. Sistema che poi sostanzialmente non esisteva perché fino a quel momento esisteva un sistema di, di tipo mutualistico basato sugli enti mutualistici, un sistema di assistenza che non prendeva le mosse dall'articolo 32 della Costituzione ma un sistema che prendeva le mosse dall'articolo 38 della Costituzione, vale a dire l'articolo dove si garantisce al lavoratore interventi in caso di malattia. Ecco, la legge del Servizio Sanitario Nazionale è, ha, ha dato buoni frutti, buoni frutti per quale motivo? Perché eh, ha migliorato la qualità della vita delle persone. Io ricordo eh, poco tempo fa, proprio in accademia, eh, Piero Angela che ci ricordava come quando lui nacque aveva un'aspettativa di vita di 55 anni e che ora se la ritrovava a 85, che quindi in fondo aveva guadagnato 30 anni di vita. Non c'è dubbio che uno degli effetti più importanti è stato quello, non soltanto nel nostro paese, ma un po' dappertutto, dell'aspettativa di vita. Noi abbiamo raggiunto delle soglie che probabilmente erano anche impensabili fino a, a alcuni anni fa. Abbiamo raggiunto dei traguardi che però hanno comportato notevoli problemi, perché non c'è dubbio che l'aspettativa di vita e quindi questa straordinaria eh, presenza di anziani è una eh, categoria oggi difficilmente inquadrabile comunque una categoria che ha almeno 20 o addirittura 30 anni di vita dal momento in cui cessa la sua attività lavorativa quindi eh, eh, dal momento in cui eh, diciamo diventa completamente a carico dello stato eh, mentre in precedenza chiaramente i tempi erano molto più limitati. Ecco, questa grande presenza di anziani, soprattutto lo vediamo nella nostra regione, nell'Emilia Romagna, è la regione con il maggior, maggior numero di anziani, dopo di noi viene la Liguria, è chiaro che questa presenza ha comportato dei problemi, dei problemi perché eh, si sono cronicizzate... Determinate malattie perché eh, soprattutto queste. Pensate che il 60% ante-COVID del bilancio dello Stato veniva utilizzato soprattutto per la cura di queste malattie croniche, e, eh, però, cura di malattie croniche che non era sostanzialmente appannaggio di un intervento di tipo sanitario ma che avrebbe richiesto viceversa una maggiore condivisione con eh, il sistema di assistenza sociale ecco questo già faccio una prima parentesi una, dei, una delle criticità di questi ultimi mesi e l'abbiamo visto purtroppo grande drammaticità è stata quella della mancanza di integrazione fra il servizio sanitario e il servizio eh, sociale. Abbiamo visto quello che è successo nelle RSA e, e come e soprattutto poi siano stati gli anziani quelli a subire i maggiori danni, le maggiori conseguenze dell'epidemia, eh, dell de della pandemia che si è sviluppata. Quindi dicevo, il nostro Servizio Sanitario Nazionale in fondo eh, ha portato dei risultati molto significativi, non soltanto questo dell'aspettativa di vita, ma eh, se noi pensiamo anche alla eh, diffusione dell'interdisciplinarità oggi nelle corsie ospedaliere eh, non si incontrano più soltanto medici o infermieri, ma si incontrano ingegneri, fisici, informatici, biologi perché eh, la, il progresso della tecnica ha portato ad una eh, condivisione di varie eh, scienze. E il, la necessità che questi interventi vengano supportati con delle professionalità diverse. Pensate a come è cambiato in 40 anni il ruolo dell'infermiere, eh, che eh, fino a 40 anni fa era sostanzialmente considerato, e purtroppo devo dire che ancora oggi forse qualcuno lo considera tale, eh, era considerato un ausiliario del medico. L'infermiere oggi non è un ausiliare del medico, l'infermiere è un laureato, ha un percorso universitario sia triennale sia di eh, magistrale che lo porta ad avere una formazione che è pari a quella di un qualsiasi medico. Chiaramente il medico avrà una formazione su determinate materie e l'infermiere lavora su altre materie, ma questo non significa che nel momento in cui si accede ad esempio a un livello dirigenziale eh, non possiamo dire che il dirigente infermieristico è subordinato al dirigente medico questo perché noi dobbiamo invece puntare su una sempre maggiore integrazione fra i diversi livelli proprio per ottenere i maggiori risultati ma pensate anche a come è cambiato il ruolo dell'ospedale in questi 40 anni. L'ospedale, in fondo, era nato sostanzialmente dieci anni prima del servizio sanitario nazionale, era nato con la legge istitutiva degli enti ospedalieri, la cosiddetta legge Mariotti nel 1968. Erano nati gli enti ospedalieri, quegli enti ospedalieri che poi nel 78 sono diventati presidi ospedalieri e che poi successivamente con la riforma del 1992, con la riforma del 502, sono stati alcuni, non tutti, trasformati in aziende ospedaliere. Ecco, l'ospedale non c'è dubbio che in questi anni... Si è andato perdendo la sua centralità rispetto a quella che era stata invece fondamentale nell'avvio del servizio sanitario nazionale. È andata perdendo la sua centralità, però, senza mai abbandonare quella capacità di attrattiva, soprattutto nei confronti delle. Popolazioni più deboli, e qui mi riferisco sia alla popolazione anziana sia soprattutto alla popolazione extracomunitaria, eccetera, che hanno sempre trovato nel pronto soccorso l'ancora eh, di salvezza, diciamo, eh, creando però un'ulteriore eh, eh, criticità perché eh, abbiamo avuto i problemi del, che si sono eh, eh, presi in esame nel 2019 erano proprio quelli legati all'intasamento dei pronto soccorso e questo è un elemento che ci deve far ragionare perché eh, dalle statistiche che noi abbiamo riscontrato in questi mesi di Covid eh, noi abbiamo visto che L'accesso ai pronto soccorso oltre che riservato alle, eh, alle, urgenze, alle emergenze sanitarie da contagio, ma l'accesso ai pronto soccorso oramai era limitato o agli infartuati o all'ictus o a incidenti stradali. E questo cosa significa? Significa che poi per quattro mesi. E le persone hanno evitato di recarsi a pronto soccorso, hanno evitato un po' per paura di prendersi un contagio, un po' perché poi hanno compreso che in fondo non era così urgente e indispensabile recarsi in un pronto soccorso quando la medesima prestazione la si poteva ottenere con delle modalità diverse. Ecco, qui potrei anche dilungarmi su questo, però non c'è dubbio che il Servizio Sanitario Nazionale abbia rappresentato un successo del nostro Paese, come in genere la politica di welfare. Questo non dobbiamo dimenticarlo e questo lo dico perché proprio riprendendo... Le considerazioni di Pasquino: qui si tende ogni tanto a fare di tutto un erba un fascio e non è, così. non è così perché il nostro è uno dei migliori servizi sanitari nazionali, il nostro sistema di welfare è uno dei migliori sistemi. Pensate che a seguito della crisi economica. Quasi tutti gli stati hanno tagliato la spesa sanitaria e invece l'Italia ha mantenuto i suoi standard, mantenendo quei livelli che hanno messo in discussione la stessa sostenibilità del servizio, ma che in fondo però poi sono stati mantenuti. Noi oggi abbiamo un budget che è in linea con quello che abbiamo avuto negli ultimi 5-6 anni un budget che poi con l'ultimo decreto legge, quello il 34 e con gli altri provvedimenti che sono stati adottati in questi mesi, è stato ulteriormente implementato di circa 6. 7 miliardi di euro. Quindi è un budget di tutto rispetto e soprattutto, noi come eh, però non mi addentro in questi discorsi, sapete che gli interventi dell'Unione Europea, del MES, l, eh, gli altri che sono in discussione sono per la maggior parte interventi finalizzati alla sanità e quindi che andranno a implementare la sanità. Ecco allora, detto questo, eh, che cosa ci dobbiamo aspettare per la sanità di domani? Quindi se noi partiamo in fondo da un buon livello, eh, perché abbiamo avuto poi... Un, eh, un esito che eh, ci ha portato sulle prime pagine dei giornali e soprattutto ancora oggi ci tiene in ansia perché, perché la maggior parte degli stati eh, negano ai loro cittadini di venire in Italia o non consentono agli italiani di andare nei loro paesi. Perché c'è questa chiusura? Ecco, e qui le ragioni possono essere tante. Io non mi soffermo su queste perché volevo invece porre l'attenzione su quello che dobbiamo fare noi, su quelli che sono i nostri compiti per i compiti più immediati per la sanità di domani. Ecco, non c'è dubbio che dopo una prima fase di incertezza, direi anche di superficialità, eh, è, il paese si è ritrovato di colpo eh, sostanzialmente impreparato di fronte a questo ciclone che si era scatenato con la diffusione del contagio. E si è trovato impreparato perché? Perché mancavano innanzitutto i piani di prevenzione piani di prevenzione che fino a 5-6 anni fa erano regolarmente predisposti e che invece poi man mano sono stati un po' forse dimenticati, ma che invece era necessario. Ecco, a questo proposito consentitemi di fare un'ulteriore precisazione, proprio perché si fa sempre molta confusione da questo punto di vista. Altro è parlare di tutela della salute, altro è parlare di tutela della sicurezza pubblica. Sono due ambiti diversi, quindi che non dobbiamo confondere. Ecco, dicevo, quindi in questo primo periodo noi ci siamo trovati impreparati per queste motivazioni, anche perché le riforme che erano state introdotte negli ultimi anni avevano portato ad una razionalizzazione anche delle unità, delle unità operative all'interno degli ospedali, per cui si era arrivati ad una diminuzione dei reparti di pneumologia, si era arrivati anche a una riduzione dei reparti di terapia intensiva, anche perché con le diciamo i progressi della tecnica, la chirurgia meno invasiva, per tante ragioni quindi forse non vi era più quella necessità di avere delle strutture solo abbondanti da questo punto di vista. Ecco, c'è stata probabilmente una scarsa attenzione alle esperienze precedenti, a quello che era successo. Negli anni precedenti faccio riferimento alla SARS, alla febbre aviaria, alla mucca pazza, tutte quelle epidemie o pandemie di cui ci ha parlato Cocco. Ecco perché eh, forse quelle, quegli episodi avrebbero dovuto insegnarci qualcosa e, e avrebbero eh, dovuto metterci in guardia rispetto alla eh, possibile ripresa di uno di questi virus, cosa che fra l'altro da alcuni anni già se ne parlava in tutto il mondo, quindi non dovevamo essere più eh, così impreparati rispetto alla, al, al ciclone che ci stava investendo. Ma quello che è mancato soprattutto, a mio avviso, è stata... Una prima linea di difesa. La prima linea di difesa che doveva essere rappresentata dalla sanità territoriale, e che viceversa ha ceduto, ha immediatamente, è stata travolta, diciamo, dall'ondata, dall tanto che eh, abbiamo assistito per tutti i primi mesi, le prime settimane, soprattutto ad una invasione dei pronto soccorso e ad una ad un eh, riempimento totale delle corsie ospedaliere, tanto che anche reparti che non erano destinati alla terapia intensiva, alla rianimazione, sono stati in breve trasformati eh, sia le, le altre. Specialità dall'urologia, l'ostetricia, all la chirurgia, eccetera, sono state tutte trasformate. Io parlo di Bologna, ma parlo anche di quello che è successo, soprattutto in tutte le regioni del nord Italia, meno nelle altre regioni. Quindi, innanzitutto, una mancanza di filtri, quella mancanza di filtri, quella sanità territoriale che avrebbe potuto attutire il il colpo, e quindi consentire un accesso meno dettato da una paura, perché in fondo poi anche da parte dei nostri governanti c'è stato questo panico su come cercare di arginare il fenomeno che ha portato quindi a tutte quelle limitazioni di cui sappiamo e che sono, ma non mi soffermo sulle costituzionalità e incostituzionalità, lascio a chi è invece più eh, avvezzo a questo tipo di discorsi l'esame di, eh, che secondo me sono poi tutte abbastanza superabili, perché quando ci si trova di fronte a un'emergenza di questo tipo e eh, non ci sono limiti che tengono, da questo punto di vista, anche io faccio riferimento poi a uno dei nostri padri del costituzionalismo come Gustavo Zagrebeschi, che in tutti i suoi interventi ha sempre detto: Non ho mai visto la democrazia a rischio. Ora, se lui, che invece è sempre stato molto attento, eh, ci dice che non c'era nessun rischio per la democrazia, non vedo perché, Ma probabilmente le ragioni erano di diversa natura e quindi lasciamolo stare. Ecco, a questo noi dobbiamo aggiungere che cosa? Dobbiamo aggiungere eh, quello che eh, io già da tanti anni vado dicendo, che eh, non solo l'Unione Europea, ma anche eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità in tutti questi anni non è riuscita a creare una coesione fra gli stati in modo da poter affrontare in maniera coordinata situazioni di questo tipo. Noi abbiamo avuto un primo periodo in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità non solo non è intervenuta, ma interveniva soltanto per fare dei danni o meno. Ci diceva che era inutile usare le mascherine, ci ha detto che non c'era nessuna epidemia mancanza totale di coordinamento, ecco tutta una serie di eh, informazioni, perché? Perché mancavano poi le informazioni da parte di quei paesi dove invece si era già sviluppato il fenomeno. Quindi vi è stata una carenza a livello internazionale, a livello di organizzazione mondiale della sanità che poi ha ripreso tardivamente in mano la situazione stata. È stata anche una diciamo assenza da parte dell'Unione Europea. Ora è pur vero che l'Unione Europea non ha competenze in materia sanitaria, però non c'è dubbio che l'Unione Europea avrebbe dovuto porre in essere non soltanto interventi di carattere economico, tutti i meritori, la, la sospensione del patto di stabilità, eccetera, eccetera, però avrebbe dovuto anche occuparsi di coordinare un po' i vari paesi anche nell'affrontare... Invece quello che, a cui noi abbiamo assistito è il, i muri che si sono alzati fra i vari paesi, la cittadinanza europea è andata a farsi friggere come si suol dire perché non se ne poteva più parlare di cittadinanza europea così come anche lo stesso mercato comune europeo dove era andato a finire. Eh, ricordiamo eh, l'acquisto delle mascherine quando noi abbiamo stipulato, pagato mascherine in diversi paesi europei e poi che queste mascherine non sono... Sono arrivate perché servivano internamente, questo non è più mercato comune. Quindi c'è stata una impreparazione che era non soltanto nostra, ma era un'impreparazione anche da parte delle eh, organizzazioni mondiali e una eh, mancanza anche da parte dell'Unione Europea da questo punto. Quella mancanza di coordinamento a cui stiamo assistendo ancora oggi con, nella fase cosiddetta della ripresa o del termine che a me non piace per nulla, comunque il termine della ripartenza. Va bene. E quindi vedremo di affrontare. Ecco, ma Dicendo, vedo che il tempo passa, ma volendo affrontare quindi la sanità di domani, quali sono le, eh, i primi provvedimenti, quali sono le criticità che mi sento di dover, mettere, eh, 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 di dover mettere in risalto in questo momento? Beh, innanzitutto io ritengo che ci siano tre criticità da affrontare da affrontare in maniera condivisa, quindi eh, non soltanto, anzi sarebbe peggio se ognuno le affrontasse per i fatti suoi, qui invece bisogna affrontarlo in maniera condivisa. La prima è quella legata alla raccolta, alla selezione, alla comprensione, alla lettura e alla divulgazione dei dati. Credo che mai come in questo caso noi ci siamo trovati di fronte ad una eh, varietà di dati completamente diversi, ma non soltanto a livello mondiale, ma anche a livello nazionale, perché anche in Italia ogni regione dava i dati che voleva, ogni regione eh, faceva, eh, non seguiva aveva ritardi perché invece di comunicare i dati giornalieri comunicava quelli della settimana, ma quali dati poi venivano comunicati? E noi ci meravigliamo che in tanti altri paesi non ci siano stati i decessi che ci sono stati in Italia, ma è chiaramente questo dipende dalla raccolta dei dati, dipende da quali dati, se noi consideriamo i decessi... Tutti quelli che sono eh, eh, avvenuti a seguito anche di patologie pregresse, mentre altri stati, eh, questi non li consideravano, è chiaro che i numeri cambiano, così come i numeri cambiano a seguito dei tamponi che vengono effettuati, perché laddove eh, ci sono più tamponi emergono più positivi, laddove si fanno meno tamponi. Quindi diciamo la prima criticità da affrontare è quella dei dati, della raccolta dei dati. Cioè, Seconda criticità che secondo me va è la ricerca. Bisogna che questo Paese impari ad investire molto di più sulla ricerca, molto di più di quello che è stato fino, fatto fino ad oggi. Con l'aiuto del privato, ma il privato viene a ruota del pubblico. Più il pubblico investe, più il privato investe. E deve essere fatto, come dicevo, anche a livello coordinato e condiviso con gli altri paesi, almeno a livello europeo, non come stiamo assistendo adesso a questa lotta, a questa rincorsa per chi ci arriva prima, perché si pensa poi a dei guadagni stratosferici. così via. Terzo elemento sul quale io invito a riflettere soprattutto a livello ministeriale, la formazione, la formazione del medico. Non c'è dubbio che noi abbiamo un'ottima classe medica formata in maniera molto... Eh, approfondita e molto eh, eh, curata da parte dei nostri atenei però questa formazione va rivista va rivista perché abbiamo notato come in questa emergenza eh, ci fosse bisogno di un qualcosa di più rispetto a quello noi abbiamo troppo eh, selezionato abbiamo troppo puntato sulle specializzazioni abbiamo abbandonato progressivamente quella formazione innanzitutto del cosiddetto medico di famiglia, quel medico che sapeva un po' di tutto e che quindi poteva rappresentare anche una sorta di amico del paziente. Ecco, questo è uno dei punti più critici del Servizio Sanitario Nazionale. Noi dobbiamo ricostruire un rapporto di fiducia fra medico e paziente. Io mi auguro che quello che è successo in questi mesi, quello che è successo negli ospedali, quello che è successo in tante situazioni critiche e drammatiche abbia contribuito a ricostruire il medico, il, il rapporto fiduciario fra medico e paziente. E se noi pensiamo al contenzioso che si è sviluppato in questi ultimi dieci anni, che è aumentato di oltre il 200%, comprendiamo come questa sia una delle maggiori criticità. E consentitemi da ultimo, perché il tempo sc scadendo, che nella formazione del medico noi dobbiamo dare anche grande rilievo e importanza ai valori etici. Di etica se ne insegna poco all'interno dei corsi di laurea di medicina e invece qualche sensibilizzazione maggiore avrebbe forse evitato delle situazioni estremamente spiacevoli che si sono determinate non soltanto in Italia ma anche in tanti altri paesi nel mondo, quelle situazioni spiacevoli che portavano e che hanno portato ad una emarginalizzazione della popolazione anziana. Credo che questo non sia giusto, non sia in linea con la nostra Costituzione, non sia in linea con la nostra tradizione di civiltà. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso se non tutti gli argomenti siamo riusciti a trattarli in questo breve intervento. Grazie e buon proseguimento a tutti.